Presidente, ce l'ha ancora la voce? Quasi, ne è rimasto poco, però tanta gioia dentro, grande emozione, grande risultato. Sono felicissimo per la tifoseria che è stata straordinaria, che è venuta fino a Liverpool con grandi sacrifici, grande passione, grande tifo, e meritavano una partita importante. Inaspettato a questi livelli, entriamo sicuramente nella storia, quindi siamo tutti felicissimi, compreso i ragazzi, grazie mille a loro, al mister, a tutto lo staff e tutti quelli che lavorano per l'Atalanta. Ma se l'aspettava, gliel'ho già fatta questa domanda, però a questo punto gliela ripeto, un 2017 così? No, questo è memorabile, credo sia anche irripetibile. Comunque, visto che manca ancora più di un mese, speriamo di finirlo bene. Ecco, 2-0 per l'Atalanta, poi loro segnano. È venuto qualche dubbio, qualche preoccupazione? No, dopo aver sbagliato anche il rigore, sono squadre esperte, squadre che in casa loro conoscono bene il calcio internazionale, per cui c'era il rischio di venire rimontati. Invece i ragazzi sono stati bravissimi, poi è stato un exploit formidabile. Presidente, adesso c'è il Lione per il primo posto nel girone, comunque la qualificazione in cassaforte, poi a febbraio un altro sorteggio, e pensare che l'Atalanta doveva essere la vittima di questo gruppo E, perché era il più difficile a detta di tutti. Sì, in assoluto, quando eravamo là al sorteggio ci eravamo spaventati e abbiamo detto comunque sarà una bella esperienza, farà crescere il club a questi livelli onestamente inimmaginabili, è un sogno che si sta verificando oltre anche ogni misura, per cui teniamo i piedi per terra, siamo felicissimi stasera, però adesso dobbiamo pensare al campionato, fra 4 giorni giochiamo e lì è una partita importante.